Contattata qualche tempo fa per cominciare a fare qualche progetto insieme. Mi aveva raccontato di questa nuova galleria che avrebbe aperto e appunto il fatto di avere voglia di fare un progetto insieme. E diciamo che comunque l'idea di fare qualcosa qui mi è subito piaciuta, perché l'idea di fare qualcosa site specific e appositamente per la galleria, anche una galleria piccola, di solito io non sono abituata a fare delle cose in degli spazi così piccoli, in realtà mi piaceva molto perché mi dava la possibilità di riempirla appunto molto come poi ho fatto, con qualcosa che fosse oversize, diciamo. E niente, quindi in realtà sono arrivata 2 giorni fa, abbiamo installato le opere che ho portato appositamente e fondamentalmente quasi tutte sono state fatte apposta. Ed ecco, questa è la mostra. E questo è il finale? Quello che stai facendo? Questo è il finale? Questo che sto facendo adesso? Sì. Questo è, sto appendendo l'ultimo pezzo, che è la serigrafia che abbiamo realizzato appositamente per la mostra. E quindi ecco, sarebbe questa, sì, in corner. Lucchini, un successo queste mostre, questa tua nuova crack? Un successo, sì, e poi ogni volta sono sempre più contenta. Lei è la prima donna, cioè prima c'era il duo Molino e Lucidi, però in realtà la prima donna che fa la personale qui è lei, Martina Merlini, è la prima volta con la quale ci lavoro, è fantastica. Come ti dicevo prima, ci sono meno donne che uomini nel mondo dell'arte e lei è una di quelle donne che fa per tutte quelle donne che mancano. Un'energia, una potenza, si è costruita da sola, poi si sta sperimentando, perché lei nasce dall'illustrazione addirittura, nasce da tutt'altro e piano piano è arrivata a questa sintesi, a queste geometrie eccezionali, questa grafica però intrecciata, mista a qualcosa di imperfetto e naturale, quindi questa enfasi, la mostra si chiama Enfasi proprio per enfatizzare questa sua ossessione di questa perfezione, imperfezione, e questo mix di materiali, di strati, lei mette molti strati, e poi la sperimentazione di queste tavole viene fuori, esce fuori con queste installazioni, queste sculture che lei mi ha descritto che si diverte tantissimo a provare, questa è la bellezza degli artisti, lo sperimentare, no? La curiosità, il voler lavorare, conoscere sempre diversi materiali, non essere fermi, statici. Io amo questi artisti che non sono statici, che sperimentano, che non hanno paura, no? Lei ha fatto, cioè guarda che cosa maestosa, è grande, in effetti è una cosa grandissima per questa piccola galleria, però l'idea mi piace di questa cosa che l'arte invade un piccolo spazio, no? È l'enfasi, appunto, è proprio l'enfasi, è l'enfasi di Martina. Sono tanto contenta, scommetto tantissimo su di lei, è la prima mostra che facciamo insieme, spero che ne faremo tante altre, perché è una scommessa, lei sono sicura che farà grandi cose, vedo un'energia e nello stesso tempo una calma, una meticolosità nel fare le cose, una precisione sempre un po' sbruffata, cioè se tu vedi non è tutto perfetto in questo che lei fa, perché lei non è un falegname, non lascia queste cose, lei è un'autodidatta, quindi è da apprezzare tantissimo questa volontà, questa energia, questa creatività e questa passione, la passione prima di tutto, senza la passione non si fa niente, e in questi lavori vediamo tutto questo, quindi vi invito a venite a vedere la mostra, oggi stiamo inaugurando, ma poi tutti i sabati sono aperti oppure per appuntamento.